Sembra solo all'inizio la protesta dei 52 dipendenti di 5 musei torinesi: Risorgimento, Montagna, Lombroso, Frutta, Anatomia e Resistenza, che dal 1 giugno entreranno in cassa integrazione con una riduzione delle ore di lavoro settimanali da 40 a 16. Dopo aver appreso del taglio del 60% dei fondi destinati alle cooperative che gestiscono i musei in cui lavorano, gli addetti alla sorveglianza e alla biglietteria sono scesi in piazza davanti a Palazzo Civico. Dopo qualche ora sono stati ascoltati dal sindaco Piero Fassino, che ha sottolineato la scelta obbligata del comune. La riduzione di 5 milioni di euro di contributi ministeriali e il patto di stabilità condannano all'immobilismo, non permettendo altri spazi di manovra. È una situazione molto critica, difficile. Il sindaco non ha preso grandi impegni, ha detto che terrà conto del problema e ci ha parlato soprattutto dei suoi problemi di bilancio per far quadrare i conti. Sembrava un po' questo l'elemento di vincolo rispetto a qualsiasi problema di soluzione, no? Alla domanda se verrà sostituito l'attuale personale qualificato da ore di formazione con dipendenti comunali tappabuchi, il sindaco ha risposto negativamente, una nota positiva in una trama difficile da sbrigliare. Rimane infatti da capire come con un taglio di personale così vistoso i musei riusciranno a garantire lo stesso orario. La proposta avanzata dal sindaco di sostituirli per il momento con volontari getta comunque nello sconforto i lavoratori. Se uno ragiona sull'apertura con i volontari, apre un brutto viatico, è tutta una cosa comunque da vedere. Insomma, all'orizzonte nessuna soluzione proposta, nonostante i rappresentanti sindacali spingano per rivolgersi a enti privati o fondazioni. Il piano è ancora da valutare, ma il sindaco ha assicurato che l'assessore alla cultura Maurizio Braccialarghe e l'amministrazione sono al lavoro per individuare le alternative possibili. Intanto si aspetta l'incontro di Fassino con i direttori dei musei, questa volta senza lavoratori.